fatto spostare tutti, eh? Col mio scarico MIV. Si sente la bella presenza, eh? Perché l'ho lasciato catalizzato, perché sennò mi frastagliava le orecchie proprio in una maniera allucinante, perché sennò avrebbe fatto ancora più casino. Sto delirando. Che la fai più, eh? Bestia, che lunga sta strada, chi lo è? È infinita, come i rotoloni regina. Puzza di merda, attenzione, curva. Se la viaggia a luna in discesa, di solito in discesa va piano. Ringrazio ancora i miei quasi suoceri, cioè nel senso che vabbè, teoria suoceri, ma non è ancora ufficiale, finché non sarà Eros a chiedermi la mano. E ringrazio quindi i miei quasi suoceri, questo qua doveva a fare le curve, lo sa soltanto lui, per aver comprato casa qua, perché è veramente stupendo. Quindi grazie a Tiglia e Luigi, grazie, grazie, grazie. Già, superiamo questa cosa di macchina qua. E amore mio, ma se mi fai passare dove c'è una curva, come faccio a passare? Con prepotenza e arroganza l'abbiamo passata la Yaris. Eros mi avrà insultato sicuro, perché ho frenato di colpo. Cioè, superami. Spettacolo. Ma che poi è infinita, quindi cioè non è che tipo, non so, qualche passo sulle Alpi o qualche che ne so, cioè è proprio infinita. Boh, sono tutte così le strade qua. Misto veloce, bellissimo. 23 piacevolissimi gradi alle 8 e un quarto di sera. Ah, guarda, siamo arrivati verso Baunese del mare. Siamo a Canaramene. Qua si sente che c'è umidità. Questa qua è la piana Ogliastrina. Beh, si vede il mare poco perché è un po' fosco. Ah, si sente già questa umidità di mare. Sapore di sale. Sapore di mare. Che lasci sulla pelle. Non lo so più. Asso, non so, giù un sasso. Minchia, che masso. Bestia. Qua sotto sarà... Boh, no, quello lì sarà Baunei. Quel paesino lì. E poi noi scenderemo. Scendiamo verso la pianura. Siamo arrivati a Baunei, 480 metri sul livello del mare. Non uscire, dopo ti supero. Bravo. Votato secondo borgo più bello d'Italia. Non so chi abbia vinto in realtà, però Baunei è arrivato secondo. Sta gente che fa la retro senza guardare. No, ma vieni fuori senza guardare. Madonna, caricali i due bagagli. Qua ovviamente ognuno parcheggia come cazzo vuole. Ho fatto spostare tutti, eh?
col mio scarico MIV. Si sente la bella presenza, eh? Perché l'ho lasciato catalizzato, perché sennò mi frastagliava le orecchie proprio in una maniera allucinante, perché sennò avrebbe fatto ancora più casino. Oh, stiamo uscendo anche da Baune, si vedono già i primi sorpassi belli. Questo giro in giù. Vai piano con la Vespa. Adesso manca proprio l'ultimo pezzettino di strada a scendere. Meno male, perché ci siamo divertiti, parlo al plurale. Ma è stata impegnativa e ho voglia di mettermi lì sotto al gazebo con la birrettina, due patatine, prima di farmi la doccia, un po' di relax. Ah, che mal di culo. Mamma mia, questa strada è bella dall'inizio alla fine. Ed è che spettacolo il tramonto, bellissimo. Six months later. Stiamo facendo volare il drone? Stiamo facendo volare il drone su un mare di nuvole, che figata. Guarda tra l'altro le punte delle montagne che escono fuori. Una roba veramente spaziale. Bellissimo. Col tramonto qua in Sardegna. Meanwhile. Che giornata, siamo partiti stamattina alle 10, torniamo questa sera alle 9. 11 ore in moto praticamente. Ecco, quello che fa da tappo. Madonna, che sorpresa. Alla gente piace proprio rischiare di morire. Boh. Sofreni! Freni! Santa Immacolata Concezione. Con questa roba che non fanno passare, veramente mi sta sulle palle. Oddio. A 47 all'ora. Ma non possono farci passare, io dico, io non capisco. Non lo so proprio. Non lo so. Non lo so. Dai, però, mamma mia che lentezza, ecco questo gira, grazie, arrivederci. Meno uno, senti come scoppia bene il mio scarico. Ah sì, anch'io! Sto delirando. Gliela fai più, eh? Bestia, che lunga sta strada, chi lo è? È infinita. Come i rotoloni regina. Puzza di merda. Attenzione, curva. Che male al culo, fans. Adesso inizio a sentire il viaggio. Siamo arrivati alla fine della discesa dell'SS125. Ah, senti questa bella fa da mare. Bella, siamo all'ozzolai. Senti che odore di Turkish kebab. Kebab con scivola o senza scivola, con salsa yogurt, senza salsa yogurt, con piccanto, senza piccanto. Ho fatto un gesto strano, non ho capito un cazzo, eh? Ah, qua ho capito dove siamo. Capito, eh? Capito io. Sono solo le 8:30 di sera. Eccoci, questa è la nostra uscita, zona industriale. Set secure. Ah, ma c'è uno stop. Moments later. Oh, finalmente siamo arrivati nella via di casa. Mancano 2 minuti e 1.3 km e direi meno male. Polizia, tanto per cambiare. Polizai. Siamo arrivati. Adesso spegniamo tutto, ritiriamo le moto e ci facciamo aiutare. Ciao pa. Stando in moto ho paura di cadere, scendo dalla moto e la portiamo su a mano. No. Perfetto. E poi faremo fare da... Allora Luna? Sono a pezzi. Sei a pezzi? Sì. Minchia, abbiamo guidato per 11 ore. Sì, perché sono gradini. Però col Duke anche col signore è semplice.
È stata impegnativa. Il signore lì. Va bene. Dai. Spegniamo, andiamo a farci la doccia. 15 minutes later. Rieccoci, abbiamo fatto la doccia. Questo in teoria era il giro più corto in chilometri che dovevamo fare, però forse era anche quello più guidato. È stato bellissimo, ma mi ha spezzato. Quindi forse, essendo gli altri con meno strada curva ma più lunghi, potrebbero metterci, cioè magari ci vuole lo stesso tempo. Magari. Comunque siamo partiti alle 10 meno un quarto di mattina e siamo tornati a un quarto alle 9 di sera. Andando, fermandoci, sì, a vedere le cascate senza acqua. Sì, sento quello che ci ha fregato. Sì. Quindi niente, ci vediamo nel prossimo video. Iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram se no non vedete video spiagge, tutte queste cose. E basta. Ciao fans! Cosa lasci? La cipolla? Ah, la prendi la se vuoi. No, beh. C'è, qua c'è tutta la cipolla che non c'era nel kebab. Tutta la cipolla che non avevo messo nel kebab, è vero. Qua c'è tutto invece. Questo è tonno in agrodolce. Che è un po' come il kebab in agrodolce. Gigi, se mai passato.